Siamo in Puglia, nella provincia di Taranto e nell'oasi della Gravina di Laterza. La Gravina di Laterza, con i suoi 12 km di lunghezza e con le pareti che raggiungono i 200 metri di altezza, assume proprio l'aspetto di un vero canyon ed è la più grande delle 60 gravine dell'arco ionico. È la fontana medioevale. Questa fontana sorgiva, era anticamente un elemento vitale per il popolo laertino. La fece costruire il marchese d'Azia nel 1544. Si conservano ancora lo stemma e la data di edificazione. Lo stemma fonde due blasoni, il rastrello dei Dazia e l'arma del Brancaccio, le due famiglie marchesate che si erano imparentate tramite matrimonio. Ed ora verso la cantina spagnola, dove ci aspetta Francesca Clemente, presidente della Proloco di Laterza, con Simona Grauso e la geologa Anna Viceconte. È così che si visitano le strutture? Questo fa parte dell'avventura. Va bene, sì, a noi ci piacciono le cose difficili. Dai, dopo prendo la chiave. Posizione da assumere in discesa. Altezza mezza bellezza. Naturalmente la presentazione della cantina spagnola sarà abbreviata in questo filmato, però ci sarà il filmato completo a parte. La cultura è poca cosa. Allora, intanto benvenuti alla Terza e benvenuti alla cantina spagnola. Noi la chiamiamo la cantina spagnola, in realtà sicuramente è stata una chiesa rupestre. Noi ci troviamo sotto il pianoro di San Pietro, qui sopra avevamo le grotte di San Pietro, quindi è ipotizzabile che questa chiesa fosse denominata di San Pietro. E da che cosa che lo si capisce che anticamente doveva essere stata una chiesa? Intanto abbiamo su questa parete una serie di affreschi di carattere sacro. Purtroppo riusciamo a leggerci poco perché sono stati degli atti vandalici, però questo qui per esempio rappresenta il presepe. Qui abbiamo la Madonna con l'aureola, non so se la riuscite a... sul grembo un colore diverso del bambino, Gesù bambino, e qui in alto vedete un orecchio di asino. Poi tra l'altro abbiamo la certezza che questo sia un presepe perché abbiamo, questa è una delle, l'unica chiesa che reca per ogni affresco la spiegazione in latino o in volgare. Qui c'è una scritta: presepe non aboruit, sed lacte modico passus est, cioè Gesù non ha avuto paura di nascere in un presepe e il suo unico passo a disposizione era il latte materno. Questi fori che voi vedete poi nel muro ne troveremo altri, sono stati fatti davanti che pensavano di trovare le monete, non so perché c'era la possibilità che dietro soprattutto i volti, le mani, gli altri personaggi rappresentati ci fossero delle monete. È la chiesa rupestre di San Vito e qui ci troviamo sul belvedere della Gravina di Laterza. Ma tu Antonello non ci passi, tu Antonello! Io e la bici non ci passiamo. Manubri larghi. Fermatevi vicino al rubinetto appena arrivato. E la bicicletta tu? Non ce l'ho. Ho morito! Andrea! Porta Andrea, fortuna, porta Andrea! Porta fortuna, Andrea, non ti preoccupare. E qui la geologa Anna Viceconte ci descrive la morfologia della Gravina di Laterza. E insomma tutto questo nei milioni di anni ovviamente è tutto. Infatti ha una
serpente la gradina, di la terza. Un po' come hai tu. Vedere il mare. Pedalate. No, vabbè, ma sicuramente. No, mister. E qui siamo in località Lamia Scaravace. E una spinta, come gliela vuoi dare? Vai così! che spettacolo, raga, eh! La chiamano la Grotta Bassa. Bella peregina l'avevamo presa. Sì, sì. Hanno fatto il sentiero con le pietre. Merda. E sullo sfondo si intravede il Mar Ionio e il Golfo di Taranto. Vai Anto! Cipolle canine! E vai! Adesso! Vai Giovanni! Ed eccoci giunti a Lamia Fornello e qui c'è anche un rifugio aperto a tutti. Senti, e la fontana dei pastori dove sta qua sotto? La fontana dei pastori dovremmo teoricamente scendere. Quello non è 70-80 centimetri. Ciclistica sapete. Sbagliato. La ciclistica che ruzzola. Mi raccomando. Sì, ma l'ha già detto Gianni. Come mi dici sempre così tanto? Mandala in bacio. Le 8:30 stava a casa per la partita almeno. È successo una foratura. Per la partita almeno. Generale. Ma sta vuoto. Questa pure ci cangia. Sì, però qua è che cazzo. Questo è un tipo rifugio per pastori. Questo è uno iazzo del periodo precedente. Eh sì.
faccio le foto io. Gattoniano. A me mi chiede sempre ogni volta che... Fresti, fresti, lì. Ed ora si ritorna indietro, però stavolta andiamo agli inizi della gravina, infatti attraversiamo il ruscello. Ed eccoci all'arrivo, tutti soddisfatti per la giornata. Qua le braccia, se devi portare qua, non ti puoi mangiare ogni volta a casa, dov'è? Gianfranco. Poi siamo rivolti. Gianfranco.